E nel dare il benvenuto a quanti ci stanno seguendo, desideriamo che quanto ascolterete possa incoraggiare la fede di tutti quanti per credere che Dio è vicino a noi, si è approssimato con Cristo a noi ed è potente di benedire la vita di chiunque lo cerca. Antonio ci racconta la sua testimonianza. Signore sia lodato. Scusate la mia emozione, ma Dio è buono e ha fatto grandi cose nella mia vita e le voglio raccontare veramente con tutto il cuore. È difficile iniziare. Circa nel 94-95 ho dato la mia vita a Gesù, però posso dire l'ho data a metà, perché non avevo accettato il Signore con il cuore, ma solo con la mente e con le emozioni. Ero simpatizzante, se posso dire, ma del 97-98 purtroppo, per colpa di questo mondo, se posso dire, che anche perisce un pochettino, le cose belle di questo mondo mi attraevano. Mi attraeva un po' il gioco del calcio, un po' le schedine e varie cose, e mi sono allontanato dal Signore. In quel periodo ho passato dei brutti momenti nella mia vita, anche in casa mia con mia moglie. Ci mancava poco che stavamo quasi per separarci. Il nemico dell'anima nostra veramente stava facendo un'opera distruttiva, ma Dio è buono. Nel 99-2000 circa, grazie a Dio, ho avuto per lavoro il trasferimento qua a Napoli. Però la situazione a casa mia era peggiorata, perché mia moglie è andata a finire in uno stato un po' di depressione abbastanza forte. Io in quel periodo là avevo preso il vizio di giocare a poker nelle macchinette. Vi lascio immaginare una famiglia unita distrutta. Non stavo mai a casa, stavo sempre vicino a quelle macchinette. Vi lascio immaginare quello che il nemico delle nostre anime può fare nella nostra vita. Veramente un disastro. Ma poi un giorno, mi ricordo di sabato, ero lì vicino a una macchinetta che ho sentito una voce, una dolce voce. Forse non la sentirò più così. La sento la voce del Signore, grazie a Dio, oggi, nello Spirito. Ma che mi diceva con amore: qui non è il tuo posto, perché stai qui? Tu devi servirmi. Gloria al nome del Signore. Vieni fuori da questa situazione. Io ti voglio liberare, gloria a Dio. E Dio l'ha fatto. Io in quel giorno stesso sono uscito da quella sala giochi e c'era un mio parente che vi chiedo di pregare per lui. Preghiamo insieme affinché anche lui possa accettare Gesù nella sua vita. E gli ho detto: io da oggi non giocherò più, perché il Signore mi ha chiamato a servirlo. Gloria a Dio. E posso dire che da quel giorno il Signore ha fatto un'opera grande nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Mi ha liberato dal gioco, dal vizio, anche del fumo, grazie a Dio, e da tante altre cose, specialmente dalla bestemmia, dai brutti pensieri che il nemico ci mette nella mente. Veramente voglio ringraziare Dio per come è entrato nella mia vita. E da quel momento lì posso dire, ho iniziato a praticare quello che è la Chiesa, il corpo di Cristo e la Chiesa, e ho iniziato a leggere la parola di Dio. E un giorno ho letto il passo che diceva: la parola ci fa liberi, e veramente mi ha fatto liberi, e Gesù è entrato con potenza nella mia vita e abbiamo iniziato a servire il Signore, io e la mia casa. Dio sia lodato. Dio continua a trasformare le vite, le persone, ognuno con esperienze diverse, ma tutti quanti abbiamo fatto l'esperienza che Cristo spezza le catene e ci dà la libertà. Ci alziamo all'impiedi e leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, verso 3. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite:
Il decimo giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. E passiamo al verso 13. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. E leggiamo anche in Apocalisse, capitolo 1, testo molto conosciuto delle Scritture, verso 5. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo sedere. È un testo speciale, con un messaggio particolare, che ci parla del valore del sangue, del valore del sangue per noi, del valore del sangue per Dio, del valore del sangue di Gesù oggi. Il valore del sangue per noi indica appropriazione, e nell'episodio letto lo vediamo chiaramente. Abbiamo letto al verso 3: ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa, per famiglia, non uno per tutti, ma uno per ogni famiglia. E desidero ricordare un po' la storia. Il faraone, per piegarsi, ha avuto bisogno di passare per 10 piaghe, invece è bastato un solo agnello per proteggere ogni casa degli ebrei. Chiunque non ha ritenuto pazzia, ma un atto di fede, fare ciò che Dio gli comandava, ovvero uccidere un agnello a famiglia, prenderne il sangue, metterlo all'ingresso della propria abitazione. Quando il Signore aveva detto attraverso il suo servitore, loro obbedirono, non ci risultano defezioni, l'angelo distruttore passerà, allora io passerò oltre. E qui vediamo che il Signore si identifica e si attribuisce questa azione. Dio ha fatto perciò delle promesse per il suo popolo. Il sangue di Gesù è ancora attuale per noi, e come cristiani noi crediamo profondamente nella sua azione ed efficacia, ma è ovvio che dobbiamo appropriarcene. Prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. E nelle case troppo piccole? La sapienza di Dio aveva previsto questo pure. Dice infatti il verso 4: se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prende uno in comune con il vicino, tenendo conto del numero delle persone. Così, oltre all'appropriazione, ci sarebbe stata anche la comunione. E sarebbe veramente strano se alla fine della riunione, dopo aver insieme offerto il culto a Dio, se alla fine di una cena del Signore, dopo aver mangiato insieme del pane e del vino, simboli del corpo e del sangue del Figliuolo di Dio, noi poi ce ne andassimo senza neanche salutarci, senza neanche guardarci. Il popolo di Dio si appropria del valore del sangue. Il popolo di Dio si identifica in questa realtà che ci protegge, perché oggi non più un agnello ucciso, ma il sangue di Gesù ucciso protegge le anime nostre, e insieme noi facciamo questo in comunione. L'apostolo Giovanni, parlando di questo soggetto che gli stava a cuore, perché lui era l'apostolo dell'amore, dirà: quel che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate
comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliuolo Gesù Cristo. La croce aveva due assi, uno verso il cielo e uno verso gli uomini, e in Gesù noi abbiamo ottenuto questa comunione col Padre e abbiamo ottenuto questa comunione con gli altri. Siamo in tanti in questa sala, ma in realtà siamo uno solo per mezzo del sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Il valore del sangue, che indica appropriazione, comunione, ma anche liberazione, perché quella notte, dice il verso 12 qui in Esodo 12, io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, uomini, animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue passerò oltre. Che preziosa promessa Dio fa alle anime nostre. Egli ci proteggerà, perché c'è il sangue di Gesù a proteggere le anime nostre. Fu detto alle locuste che salivano dal fumo che veniva dall'abisso di fuoco e zolfo, come raccontato in Apocalisse 9, di non danneggiare l'erba, è un evento futuro ancora da accadere, né le verdure, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il suggello di Dio sulla fronte. Si discute molto e spesso ci si divide su quali esperienze si faranno e quali esperienze non si faranno prima del ritorno di Gesù. Tranquilli tutti, comunque andasse, siamo protetti dal sangue dell'agnello. Il Signore è colui che ci avvolge, protegge, che permea la nostra vita e che ci stringe a sé, mettendo un segno di protezione e di protezione nella nostra vita. Noi riteniamo che Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Liberazione. Lo scrittore biblico dice in Ebrei 11: per fede Mosè celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Ricordiamo la storia di una credente, di una devota giovane credente, che in una strada in un sobborgo di New York fu assalita da qualcuno che le voleva usare violenza, ma questa giovane, ripiena di Spirito Santo, gli disse con autorità: tu non puoi toccarmi, io appartengo a Cristo e il suo sangue mi protegge. Quel giovane, gli venne una gran paura e se ne andò lontano, perché nessuno può toccare un figlio di Dio. Il sangue dell'agnello è la nostra protezione e quel sangue ci purifica da ogni peccato. Siete d'accordo? È un sangue prezioso che lava il nostro cuore. Per noi quel sangue indica vigilanza, perché l'ordine divino fu, leggo nel verso 22, prendete un mazzetto di issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Normalmente le persone che vegliano di più sono le mamme, sempre attente, vigilanti, ma per l'occasione penso che anche il papà si sarà dato un grande affare. L'ordine era che nessuno doveva varcare la porta finché non fosse passato il distruttore, lo sterminatore. E io desidero dirvi che siamo chiamati a vigilare sulle nostre case, perché i nostri figli, perché i nostri cari, perché i nostri congiunti non siano colpiti. Noi vogliamo preservarli invocando sulle anime nostre e su quelle dei nostri
familiari il prezioso sangue di Gesù Cristo, un sangue prezioso che ha valore per noi, ma che ha anche valore per Dio. Infatti è un segno d'accettazione che noi facciamo della sua grazia. Il Signore dice qui al verso 13: quando io vedrò il sangue, quindi ha valore anche per lui, passerò oltre e non vi sarà più alcuna piaga su voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Mentre le altre piaghe sono state vissute un po' da tutti quanti nel paese d'Egitto, anche se gli ebrei hanno goduto di uno stato di grazia dove stavano, adesso qui in modo chiarissimo viene detto: quando io vedrò il sangue applicato all'ingresso delle vostre case, popolo mio, io passerò oltre. Dice lo scrittore agli ebrei nel Nuovo Testamento: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro ad ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Quali sono queste opere morte da cui Dio ci deve purificare? La religione inutile, la religione vana, che non è soltanto quella sbagliata secondo la parola di Dio, ma è anche quella giusta ma vissuta male, quella che dice: non sono veramente un cristiano, ma ho capito che questa è la verità, è solo una religione mentale e non va bene. Quella che dice: ogni volta che vado in chiesa mi emoziono, è una religione emozionale, emotiva, sentimentale, ma solo quello non va bene. Noi abbiamo bisogno di credere in un Signore grande, ricredendoci appieno, e come Toma, come Tommaso, dire: Signor mio e Dio mio, una piena consapevole accettazione del Signore di cui prima Tommaso era stato incredulo. Quando io vedrò il sangue passerò oltre. Il valore del sangue per Dio è un segno di accettazione che Lui ci protegge da Satana. E andò così, leggo qui nel testo biblico: a mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone, del carcerato, del bestiame. E io desidero dirvi che ci fu lutto, che ci fu notte, che ci fu buio, che ci fu dolore, che ci fu sofferenza. Gemiti terribili salivano dalle case degli egiziani, presi dal terrore che spinsero il faraone a dire: andatevene voi, le vostre mogli, i vostri figli, il vostro bestiame, fate quello che avevate chiesto di fare prima che moriamo tutti quanti. E io desidero dirvi che c'è morte lontano dal Signore, ma c'è vita vicino a Gesù. Ecco perché le nostre riunioni a chi viene a visitarci piacciono, perché dicono: c'è qualcosa di vivente in mezzo a voi. È vero, non c'è niente di morto tra di noi, è tutto vissuto da uomini vivi. Perché esistono anche gli uomini morti nel mondo che camminano? Sì, e voi pure avvivificati, dice Paolo, voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Ci sono uomini fisicamente vivi ma spiritualmente morti, che non sentono la voce di Dio, che non amano Dio, che non provano nulla per Lui, che non fanno niente per il Signore. Ma il Signore è colui che ci aiuta. Presto la scrittura aveva previsto l'accusatore dei fratelli sarebbe stato gettato giù dal cielo. E la Bibbia rassicura tutti i cristiani d'ogni tempo: l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla croce. Il valore del sangue per noi, il valore del sangue per Dio, il valore del sangue di Gesù oggi. Oggi l'agnello pasquale non ha più un motivo di esserci. E infatti non siamo più organizzati come nel Tempio, con luoghi dedicati, consacrati all'uccisione di animali. C'era una vera e propria commissione che
analizzava e che constatava che l'agnello, che il sacrificio animale portato non avesse difetti, perché sarebbe stato blasfemo offrire un animale malato, zoppo, cieco. Io desidero dirvi che ormai non c'è più bisogno di tutto questo. Fiumi di sangue sono scorsi nei secoli, ma già al tempo di Isaia, dai 750 agli 800 anni prima di Cristo, il Signore dice: sono stufo dei vostri sacrifici, della moltitudine dei vostri sacrifici, perché il Signore vedeva che offrivano il sangue degli animali, ma la loro vita era lontana da Lui. Avevano una religione dalle opere morte, ma Gesù ha sparso il suo sangue per purificare le coscienze e risorgerle e restituirle alla vita, perché il sangue di Gesù purifica da ogni peccato. Gloria al Signore. Gesù è infatti la nostra Pasqua. È scritto: purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, perché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Pasqua vuol dire passaggio, e quindi quando l'angelo passò, una Pasqua è avvenuta, ma i figli di Dio sono stati risparmiati, dice qui. Doveva essere un agnello a avere questo spazio di sacrificio. L'Apocalisse ripete molte volte agnello, qualche volta piccolo agnello, e ne parla come ovviamente un animale mite, innocente, muto dinanzi alle cesoie e ai macellai. Il giorno seguente, racconta l'Evangelista Giovanni, Giovanni Battista vide Gesù che veniva verso di lui e disse così: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco perché noi siamo convinti che non è più necessario continuare a spargere il sangue del mondo animale. Era solo una figura, un tipo, una rappresentazione di ciò che sarebbe stato poi dopo, di ciò che sarebbe accaduto dopo. Ma ormai Gesù è già morto per noi. Anzi, Gesù è anche risuscitato. Anzi, Gesù è anche alla destra del Padre e intercede per ciascuno di noi. Quell'agnello doveva essere un maschio e dell'anno, ovvero nel pieno delle forze. Gesù infatti non offrì se stesso da anziano, ma nel mezzo dei suoi giorni. La differenza ci sta anche nella sua fanciullezza. Non morì nella sua fanciullezza con i bambini che furono uccisi da Erode, ma morì nella pienezza dei tempi, quando nel pieno delle forze diede se stesso per noi in sacrificio. E questo indica la forza della nostra salvezza e redenzione, una forza che ci aiuta. È infatti scritto: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Molti qui tra i presenti e chi ascolta hanno dei peccati nascosti che non hanno neanche il coraggio di nominare a qualcuno. Ma non è molto importante dirli a qualcuno, neanche al pastore della chiesa. Ciò che conta è che se confessiamo i nostri peccati, Egli, il Signore, è fedele e giusto da rimetterceli e purificarci da ogni iniquità. Doveva essere un agnello senza difetto, che avrebbe indicato la futura purezza di Gesù, il quale con il suo prezioso sangue, come quello di agnello senza difetto e macchia, si è dato al nostro posto. Il giudice l'aveva dichiarato innocente, Pilato, l'uomo che veramente poteva decidere le cose, ma purtroppo gli altri chiamati a risponderne insieme a lui, altri fratelli ebrei, lo misero a morte con falsi testimoni. Gesù doveva essere messo da parte, e così andò.
egli è stato messo da parte avanti l'eternità. È per questo che trovate scritto che è l'agnello di Dio preordinato avanti la fondazione del mondo. Pensate che grandezza d'amore! Prima che noi c'eravamo, già Dio aveva stabilito che il futuro uomo che avrebbe creato, che avrebbe peccato, che si sarebbe allontanato da Lui, avrebbe avuto bisogno di salvezza. E prima che noi c'eravamo e che tutto questo succedesse, già l'agnello era stato preparato. E dice infatti il Salmo: eccomi, o Dio, io vengo, è scritto di me nel rotolo del libro per fare tutta la tua volontà. Benedetto il Signore. Dice il testo al verso 3: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello. E al verso 6: lo serberete fino al quattordicesimo giorno. Questo indica che Gesù è stato destinato ad essere il Salvatore. E se egli è stato crocifisso a Pasqua, entrò solennemente a Gerusalemme esattamente 4 giorni prima, proprio nel giorno in cui l'agnello pasquale veniva messo da parte, perché occorreva che lui pagasse il prezzo. I nostri peccati ci avrebbero portato all'inferno e anche il migliore di noi non sarebbe stato idoneo per il cielo. Ma c'è stato il sangue dell'agnello, c'è stato il sangue di Gesù Cristo che ha purificato le anime nostre. E quell'agnello, ordinò Mosè da parte di Dio, doveva essere immolato con carne arrostita al fuoco per indicare le intense sofferenze del Signore Gesù Cristo, immolato tra le due sere dall'intera adunanza, tra le 3 e le 6. E Cristo ha sofferto alla fine del tempo per mano di giudei e per mano di romani che l'hanno crocifisso. Non pensiamo forse che dovremmo dirgli il nostro grazie per tutto quello che ha fatto per noi? Era anche scritto di non spezzarne alcun osso, e infatti è andato così. Giunti a Gesù, le guardie lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe. Forse questo è avvenuto affinché si adempisse: nessun osso di esso sarà spezzato. Ma concludendo, quel sangue di Gesù oggi continua a purificare le anime nostre. Quel sangue di Gesù continua a propiziarci Dio. Noi non avremmo nessuna chance di farcela, nessun argomento da presentare, alcuna giustizia soddisfacente, nessun curriculum vitae idoneo. Tutti, è scritto, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nessuno di noi poteva e potrebbe farcela, ma c'è stato il sangue dell'agnello, il sangue di Gesù, il quale ci ha dato libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. C'era un velo che separava il luogo santo da quello santissimo, e quando Gesù è deceduto è scritto che quel velo si fendé, quel velo si spezzò in due, perché il Signore ha voluto operare intervenendo meravigliosamente. Da allora c'è libertà. Perché fermarci ai gradini della chiesa? Perché venire qui e stare solo a guardare al cortile, all'ingresso? Perché invece non venire con noi, passare per il luogo santo, lasciarci purificare dal sangue dell'agnello, anelare di essere nella presenza di Dio e lì digli: Signore, a te che ci ami e ci hai liberati grazie al tuo sangue, siano la gloria, l'onore, la potenza, la maestà in sempiterno. C'è una storia che racconta di questa potenza. È la storia di 3 che grazie al sangue di Gesù ottennero aiuto e liberazione accettando il Signore. Non è una storia comune, perché Anna era una ragazza normale che aveva frequentato le riunioni di evangelizzazione, e l'evangelista invitato, il pastore invitato per l'occasione, alla fine
delle riunioni l'avvicinò e gli disse: Anna, tu puoi essere perdonata, lavata dal sangue di Gesù. La ragazza si risentì un po', non rispose. Pensò: sì, lui ha predicato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma io non faccio niente di male. Però quelle parole lavoravano dentro il suo cuore e produssero sicuramente senz'altro un risultato. Fu così che, costretta dalle parole che Dio gli aveva fatto ascoltare, chiese: Signore, lavami nel sangue di Gesù. E il peso del peccato si allontanò e avvertì gioia, pace, serenità, perdono. Allora andò a casa da papà, che era malato e anziano, e gli disse: soltanto il sangue di Gesù Cristo può purificarti davanti a Dio. Papà era alla ricerca di Dio e accettò quelle parole, cercò il Signore e ottenne il perdono. E il giorno seguente il figlio andò a visitare il papà e appena lo vide, il vecchio padre gli disse: Carlo, solo il sangue di Gesù Cristo può purificarci davanti a Dio e farci essere accettati. Carlo fu stupito ma colpito, ascoltò le parole del papà, che non dovettero essere molto dotte e dedotte. Sapeva poco del Gesù che aveva accettato, ma quanto basta per dirgli che il sangue di Gesù purifica da ogni peccato. Così, a distanza di qualche momento, la figlia, il padre e il figlio trovarono la pace, perché qualcuno aveva loro detto: solo il sangue di Gesù può purificarci da ogni peccato. Ci alziamo all'impiedi, ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi e noi vogliamo che il Signore possa toccare dei cuori. Questa è la tua sera per essere benedetto dal Signore. China il capo in preghiera con me. Tra poco ti chiederemo di venire avanti e pregare perché il Signore ti benedica. L'unzione dello Spirito è qui tra di noi. Sento che molti cuori sono pronti ad accettare Gesù e essere riempiti dello Spirito Santo. Questo è il tuo momento. Non trascurare il momento di Dio. Non trascurare la pace del Signore nel tuo cuore. Lascia che Lui ti benedica e ti aiuti. La mano del Signore è stesa in nostro favore e Lui ci vuole benedire ed aiutare. Padre, noi preghiamo che Tu benedica ogni cuore e anima che in questo momento ti sta chiedendo salvezza, perdono, liberazione. Desideriamo pregare perché anche chi non è rimasto toccato, queste parole possa sentirle ancora nel suo cuore, ripetute dallo Spirito tuo, finché non cerchi la tua faccia e trovi la purificazione e il perdono dei peccati. Ti preghiamo per chi è qui, ma ti preghiamo anche, Signore, per chi si trova in difficoltà e non è in questo luogo, ma ascolta queste parole. Signore, dai pace, perdono, liberazione. E noi domandiamo che Tu possa concedere aiuto e sostegno al Tuo popolo. Domandiamo che Tu possa operare dall'alto e intervenire dal cielo. Grazie perché Tu lo potrai fare. Benedire tutti quelli che hanno bisogno di essere purificati dal sangue di Gesù. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno.